ci sono quegli ubriaconi dietro alla sparatoria nel bayou. Qui entrano solo i dipendenti. La pubblicità di quella macelleria mi dà sui nervi. Che è successo a quel tizio? Devo essere in casa per vita. Invece sono qui a rompermi col mio cazzo. Non credo fosse solo un topo. Quello che un uomo fa dall'altra parte del mondo. Il trecombatto del suo paese. Deve restare là. Sta tirando delle bombe! Scappate! Una molotov! Accesa e in arrivo! Ce l'ho! Figlio di portare. Mia figlia Corina non sta bene. Non si capisce cosa abbia preso. Non deve succedermi nulla. Ho sentito un rumore laggiù. Sento nulla. West Point. E dopo la laurea se ne va in Vietnam. Immagino. Qualcuno vietando deve mettersi intorno a un tavolo con lei e dirle che non ha più 20 anni. Crede di farsi notare in giro per l'ufficio. Certo, ma nel vattene, modo sbagliato. O chiamalo. Ha intenzione di pagarlo? Te ci penseranno gli sbirri. Bambini in questa zona. Belle case. Cristo! Non mi sparare! Hai visto niente del genere? Una pistola! Allarma! Occhio! Devo chiamare la polizia! Il mio tempo vale quanto il suo. Non è posto per te.
tutto il resto. Chi ha i soldi compra quello che vuole. Se non fossimo noi sarebbe... Figlio di puttana è sparito. Ah? 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 Lo trovo e lo ammazzo! Che siamo nella merda. Ho visto qualcosa. Chi è armato? È una pistola. Eh? Lo troverò questo stronzo. Sei tu, figlio di... Quasi tutta, almeno. Ma se lo ascolti con attenzione, hai la sensazione. Stasera si mangia polpa. Accadrà di sicuro. Prendermi delle scarpe più comode. Certo, continua a parlare, vai. Che cazzo è stato? Ehi, chi va là?
cazzo! Faccio venire i ragazzi! Sono affresco. Mandate qualcuno a prendere questi soldi. Ma certo, chef. Sto già arrivando. Hai qualcosa Vieni che posso assicuro. Metterti da Chiamami parte? Se hai bisogno. Come? Non ho tempo da perdere con te. Cosa mi pulsa? Huh? Ok, non era un buon segno. Sì che me ne freghi un cazzo. C'è qualcuno? Non mi sento la faccia. Porca puttana, voglio proprio vederci.
Guardati, sei lì a mettere i bastoni tra le ruote. Sono giorni da incubo per il povero Bobby Bastian. In giro c'era molta meno roba di quanto lui o la signorina Marcano si aspettavano. Il che significa buone notizie per te. Dico solo che non fa male. Come va al laboratorio? Bastian è là? Sì, è in pessimo stato. A quanto pare i Marcano non sono molto contenti di perdere incassi. Beh, vediamo che succede se perdono il loro laboratorio. Ah, Bear, puoi vendere tutto quello che ti pare, ma farai meglio a stare alla larga da Lollo. Ho sentito quel... Non è posto per te, coglione. A tutte le unità, inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Non c'era un cazzo. Porca puttana, c'è un cadavere! Madonna! È stato lui! Addosso! Si comincia! Tu crepi! Bersaglio.
Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Lo spacco in due! Metto il culo al sicuro! Questo poveraccio ha... Oh, signore. Chi va là? Mi tolgo dalla linea di fuoco! Hai visto quello stronzo? Ok, no. Devo trovarlo da solo, quello stronzo? Lo vedete? Fai quello che devi fare, ma non rimandarmi da Olivia. Affare fatto. Serve un po' d'aiuto a Frisco Fields. Hai qualche uomo da mandarmi? No problem, amico. Aiuto in arrivo. Sono diventato un prete. Ogni brutta cosa che ti capita nella vita, ogni trauma, non ti abbandona mai. Certo, magari puoi dimenticartelo per un po', ma quando arriva quello successivo, non importa quanto piccolo, ti fa rivivere tutto quanto. Ti ricorda del peso che ti porti addosso. E sapevo di non poter portare quel peso da solo.